Buonasera e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad una nuova puntata di Sport 91 Live che riassumerei con caos. Insomma, la giornata di Serie A si è conclusa domenica, già si sta giocando adesso, si gioca domani, poi ancora una volta nel fine settimana e contestualmente è uscita la Superliga che potrebbe cambiare forse in maniera definitiva il calcio che conosciamo e con cui siamo cresciuti. Ne parleremo come tutti i martedì qui insieme ad Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, buonasera a te. Arriveremo al caos perché insomma a me piace definirlo così perché veramente insomma è una situazione diversa, una situazione nuova e che non piace proprio a tutti, ci sarebbero anche dei ripensamenti, ma comunque c'è il campionato, si continua a giocare, l'Inter è sempre più vicina allo scudetto nonostante il pareggio contro il Napoli. Andiamo subito dunque a leggere la nostra grafica della giornata numero 31 che si è aperta con Sampdoria-Verona alle 15 con il 3-1 della compagine doriana, ha vinto anche l'Udinese, una vittoria fondamentale contro il Crotone, vince anche il Sassuolo contro la Fiorentina, situazione delicata in casa Viola con la squadra che è andata in ritiro e in silenzio stampa, vittoria all'ultimo, foto finish del Cagliari contro il Parma, ha vinto anche il Milan contro il Genoa, l'Atalanta ha battuto dopo tantissimi anni la Juventus in campionato, è finita 1-0 con gol di Malinowski deviato da Alessandro, vince e convince questa volta il Bologna contro lo Spezia, a proposito di vittorie pirotecniche, il 5-3 della Lazio contro il Benevento, cade male la Roma a Torino, infine, come si diceva in apertura, il pareggio tra Napoli e Inter. Diamo uno sguardo anche alla classifica, poi arriviamo al momento della settimana con l'Inter che nonostante le 11 vittorie di fila si ferma al Maradona di Napoli ma mantiene il distacco di 9 punti contro il Milan che batte il Genoa e diciamo rafforza la Champions League più che pensare allo scudetto. Poi l'Atalanta terzo posto a 64 punti, c'è la Juventus a 62, il Napoli a 60, la Lazio è al sesto posto e stacca di 4 punti la Roma nelle zone delicate della classifica, il Cagliari vince e continua a sperare, situazione invece un pochino più delicata per Parma e Crotone che vedono in maniera sempre più concreta il baratro della retrocessione. Dunque fatta l'analisi delle partite, della classifica e dunque il momento della partita della settimana. Cagliari-Parma. All'ultimo minuto così, una partita che il Cagliari non dico aveva già perso, ma insomma. Sì, ma assolutamente c'è stata una reazione incredibile da parte del Cagliari, così come un crollo ugualmente incredibile da parte del Parma. Questo Parma che proprio non riesce a vincere, non riesce a darsi una speranza in più per la salvezza, perché almeno per le ultime due forze in classifica sembra che ormai i giochi siano fatti. Per le altre invece c'è una lotta comunque molto agguerrita, almeno non vogliono essere vittime sacrificali già in questo punto del campionato, quindi vediamo comunque molte reazioni di carattere. Soprattutto il Cagliari l'ha decisa con gli innesti dalla panchina, cosa molto importante che abbiamo visto anche per altre gare, così anche come nella vittoria dell'Atalanta, di giocatori che sono stati importantissimi nella ripresa fino all'ultimo secondo, e la rivincita di Cerri. Infatti appena entrato stavo guardando la partita e l'ho detto, solitamente gli ultimi minuti sono sempre i suoi, infatti ha fatto benissimo con questa rete che ha regalato poi una vittoria importantissima al Cagliari, e poi c'è stato questo momento anche molto emozionante a fine gara con le lacrime di alcuni calciatori del Parma che ormai vedono comunque una classifica veramente difficile da risollevare. Abbiamo visto poi tante gare con tanti gol, devo dire la verità, non mi aspettavo assolutamente il crollo dello Spezia, quindi non mi aspettavo questo risultato, almeno mi aspettavo una partita un po' più combattuta, quindi anche questo risultato, la vittoria del Bologna, mi ha sorpreso particolarmente, poi così rotonda, molto convincente. Anche penso sia stata proprio la partita forse meno combattuta di tutte, esatto. Insomma, il Bologna non ha mai avuto problemi nel portare a casa i 3 punti. Esatto, quindi lì pronostico settimanale assolutamente sbagliato, sulle altre qualcosa lo abbiamo indovinato anche la scorsa settimana.
anche alla fine la gara, il big match tra Atalanta e Juve era assolutamente aperto, sì, a qualsiasi risultato. Poi un po' in maniera fortunosa, un po' in maniera molto caparbia, l'Atalanta ha portato via 3 punti che rendono ancora più infuocata questa lotta Champions. Sì, lotta Champions che, come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, diventa un attimo lo scudetto di questa Serie A, a differenza magari di altri campionati come la Liga o la Ligue 1 in Francia. Arriveremo a parlare naturalmente di Napoli-Inter, e a proposito di partite pirotecniche, noi avevamo detto la scorsa settimana ci piaceva l'idea di una romana in Champions League. La Lazio c'è ancora, ma la Roma, insomma, dopo le fatiche europee, prosegue il percorso europeo, contro affronterà il Manchester United, ma è una sconfitta contro il Torino che 3 punti importanti intanto per Nicola, la salvezza, sì, si avvicina molto, però insomma una Roma che personalmente trovo molto difficile, insomma, da decifrare. Sì, ma anche perché effettivamente non è la prima volta che dopo gli impegni europei la Roma arrivi scarica psicologicamente, i suoi impegni poi anche abbastanza abbordabili sulla carta. Ovviamente il Torino sta facendo molto bene, in un ottimo periodo, infatti secondo me darà comunque filo da torcere fino alla fine anche alle big. Basti pensare che lunedì prossimo affronterà anche il Napoli, quindi un momento in campionato comunque abbastanza intenso anche per il Torino. Fatto sta che al momento assolutamente tra le promosse delle due romane c'è la Lazio, quindi questo è imprescindibile, che resta comunque relativamente agganciata al, sì, treno Champions, perché comunque ci sono parecchie gare ancora da giocare, scontri diretti soprattutto per le big, quindi con la lotta al vertice che ormai ha preso la sua direzione, per quanto manchi poco comunque per la matematica, ma certo, l'ha detto anche Pioli, ormai lo scudetto è indirizzato. Poi vabbè, con il caos di questa settimana c'è un punto interrogativo ancora su tutto, però al momento quella sicuramente più entusiasmante è proprio la lotta per l'Europa e la lotta in Champions. Europa che sta per cambiare, mi fa piacere che, non so quanto casualmente o meno, anche Alessia abbia utilizzato il termine caos, e dunque ne parliamo un attimo di questa Superlega, di questo progetto voluto dalle potenze del calcio mondiale, diciamo europeo, ma insomma quando si pensa al calcio europeo si fa riferimento indubbiamente anche al calcio mondiale, questa nuova competizione che vogliono già far partire il prossimo agosto, 20 squadre di cui 15 fisse e 5 a rotazione, si parla di 3.500 milioni di euro, un investimento già fatto dal fondo JP Morgan di 3 miliardi e mezzo a fondo perduto, un una tantum per dare garanzie. Grandi squadre partecipano, all'interno delle grandi squadre c'è confusione, abbiamo sentito Guardiola che ha chiesto a gran voce delle spiegazioni, alcuni giocatori, ad esempio Toni Kroos, si è posto, come dire, il dubbio di questa competizione. Alcune squadre addirittura di quelle presenti, si parla di Chelsea e Manchester City, vorrebbero già addirittura tornare indietro, ma non è così facile, ci sono clausole milionarie che possono essere avanzate. È un progetto che piace, non piace, insomma, è un progetto embrionale, ma che, come dire, i club fondatori sono destinati, anche molto invogliati, a portare avanti, insomma. Dicono tutto si evolve, l'ha detto Florentino Perez, il presidente del Real Madrid e della neonata Superlega, al Chiringuito de Juones nella serata di ieri. Bisogna evolversi, il calcio in condizioni difficili, questo è un modo per salvare il calcio. Questo è sicuramente un assunto importante, come dargli torto. Farei una premessa che è doverosa. In primis diamo il nostro punto di vista globale, quanto più obiettivo possibile. Certo. Poi parleremo ovviamente anche del risvolto sentimentale dal punto di vista dei tifosi. Però saremmo ipocriti a non dire che il calcio è fortemente cambiato, se non completamente diverso rispetto a soltanto 20-30 anni fa. Quindi non parliamo di un lasso di tempo enorme, dagli anni 2000 è un calcio assolutamente diverso. Dicono che con questa nuova strategia il calcio sia morto. Secondo me il calcio, ma inteso come calcio romantico, è morto molti anni fa, quando hanno iniziato a decidere per gli orari televisivi le pay TV, quando non c'è più la contemporaneità che decide un campionato, perché ovviamente si dà priorità allo spezzatino televisivo e non a altre
altri elementi più importanti. Il calcio romantico è finito quando le scelte economiche, il business hanno fatto da padrone contro le bandiere, quindi sono andati via lo stesso Totti, lo stesso Del Piero, che sono stati quasi abbandonati dalle loro squadre per una serie di interessi e per crescere, per questi famosi step in avanti. Il calcio quindi è assolutamente cambiato, così come il fascino del calcio italiano, perché la problematica è soprattutto legata al calcio italiano. Noi ovviamente ci poniamo sempre, il discorso che facevo anche questa mattina, dal punto di vista di tifosi onnivori. Noi guardiamo qualsiasi cosa, anche la partita, certo, dei ragazzini qui fuori che giocano sui prati casertani, ma il tifoso medio non è così. Il tifoso medio, ovviamente, Udinese-Benevento magari non la preferisce, preferendo altri tipi di spettacolo, perché il tifoso medio, magari, che non tifa per una particolare squadra, certo, è affascinata dallo spettacolo, ed è lì che il calcio deve riacquistare appeal. Quindi il calcio necessariamente, in tutte le sue formule, perché ci butto dentro la Coppa Italia, ci butto dentro il campionato, la stessa Champions, l'Europa League, che negli ultimi anni è super criticata, qualcosa devono fare per acquistare più appeal, ma sicuramente questa formula scelta è molto lontano dai principi fondatori del calcio, che sono meritocrazia e soprattutto il campo che decide i risultati e decide le varie qualificazioni. E quindi in quello io mi trovo assolutamente in disaccordo, perché ci può stare una formula diversa, una competizione diversa, ma assolutamente non con delle squadre fisse che vi entrino non per meriti ma per blasone, per questione economica, che poi sono sempre le stesse 15 e 5 a rotazione, così anche un po' a casaccio, per ranking, per invito, con situazioni diciamo molto molto lontane dallo stesso calcio e che vanno soltanto magari a dare una parvenza di normalità per quanto riguarda la situazione economica, anche magari ad un giro economico di squadre che sono già molto molto ricche, andando poi ad aumentare sempre questa forbice e questo disavanzo con le squadre più piccole, e quindi quelle che si possono permettere di meno, dei palcoscenici più ambiziosi. Sicuramente è un calcio che cambia, neanche per scomodare il mondo asiatico, che come sappiamo è un mondo a sé in Corea del Sud. Basti pensare che dopo pranzo le famiglie vedono i famosi e-sports, cioè ormai il calcio interessa il giusto. C'è questa idea di spettacolo, anche grandi emittenti nazionali hanno iniziato a fare dei programmi legati al mondo degli sports, quindi cose che magari si fanno in casa, si gioca con la PlayStation, con gli amici, adesso è diventato di interesse nazionale. Sono d'accordissimo con il tuo pensiero, Ale, perché giustamente ci sono persone che sono più interessate anche a match non così di cartello. Basti pensare che la stessa UEFA ha introdotto la nuova competizione, la Conference League, che potrebbe vedere incontri, magari con tutto il rispetto, tra Sassuolo e Wolverhampton, che non interessano tutti se non, certo, gli affezionati. L'idea di vedere tutte le settimane un Manchester-Liverpool, un Atletico Madrid contro, che so, l'Arsenal, sono partite che possono piacere. È un progetto comunque ambizioso, hanno partecipato grandi club di tutta Europa. È un progetto che naturalmente alla FIFA e alla UEFA non piace, comunicati durissimi da parte di Čeferin e da parte del presidente della FIFA Gianni Infantino, che non chiede mezze misure, o si è pro o si è contro, una situazione difficile. Certamente, insomma, dando questo pensiero, insomma, anche quello che diceva Alessia, è un calcio romantico che forse non c'è più. Non è che, come dire, questa nuova Superliga ha fatto chissà quale nuova scoperta. Insomma, il calcio è cambiato, il calcio si evolve, è un calcio che, come dire, deve un attimo tener conto anche degli ingressi economici. Però quello che magari stupisce è come i soldi che fanno riferimento, soldi tantissimi, l'abbiamo detto prima, si parla di miliardi di euro che si vanno a dividere queste squadre, potrebbero poi agevolare tutto il campionato italiano, francese, insomma. Ma sì, ma assolutamente, è proprio quello da capire, in particolar modo anche perché si parla poi di soldi reinvestiti in stadi, in restyling, sì, totale, ovviamente anche in mercato, e tutta una serie veramente di operazioni colossali, oltre ovviamente sicuramente a diritti televisivi, pubblicità, sponsor, quindi un appeal e un giro economico importante. C'è da capire, ci sarà da capire la posizione però della UEFA, che venerdì appunto si esprimerà
Serie A, quindi sapremo dire sicuramente qualcosa di più preciso, anche perché si parlava in un primo momento di pugno duro, molto molto duro per le partecipanti. Sì. Si parla di esclusione ovviamente dalle competizioni internazionali, persino dai propri campionati, dai calciatori che partecipano, che non possono partecipare in alcuna manifestazione sportiva con le proprie nazionali. Quindi anche in quel caso si avverrebbe ad uno stravolgimento che secondo me poi è troppo lontano dalla realtà, perché in quel momento poi si parlerebbe di un appeal ancora più basso dei vari campionati. Sì. Perché immaginiamo la Premier senza le sei sorelle, anche perché ci saranno altri soci fondatori, quindi potrebbe essere una fetta ancora più ampia, oppure il campionato italiano andando ad escludere ad esempio Milan, Inter, Juve, si parla anche di Roma e Napoli, cioè sarebbe veramente difficile poi portarlo avanti solo con quelle squadre piuttosto che le nazionali, le competizioni europee. Quindi secondo me in un modo o nell'altro, non so come perché non lo so, certo, però qualcuno verrà incontro a qualcun altro con qualcosa, nel senso che o si pensa ovviamente a cambiare completamente questi criteri, allargando magari la fetta della meritocrazia e delle squadre in ingresso, magari delle famose 5 squadre, aumentandone per merito, oppure si potrebbe assistere, secondo me, a una rivoluzione totale che investe poi tutti, FIFA, UEFA, di tutte le competizioni, perché poi si andrebbero a pestare anche un attimo i piedi, quindi qualcosa dovrà essere sicuramente fatto. Situazione delicata che al momento, ma sembra abbastanza definitiva, non coinvolge le squadre tedesche. La Germania al momento, come succede in queste situazioni, è sempre forse un po' avanti, forse ci ha visto prima. È stata avanzata richiesta di proporre appunto anche al Bayern, al Borussia e al Lipsia di entrare in questa competizione. Hanno detto gentilmente no grazie, siamo con l'UEFA. E mi ricollego anche a quello che dicevi tu prima del calcio ormai delle televisioni, insomma di un calcio diverso. Vado a memoria, dovrebbe esserci stato un Bayer Leverkusen-Wolfsburg giocato di lunedì sera, uno 0-0, protesta, plebiscito generale dei tifosi, basta questo calcio del lunedì. Quindi secondo te c'è ancora una possibilità di un calcio per i tifosi? Ma quella sarebbe la speranza, perché il calcio cos'è senza i tifosi? L'abbiamo visto ad esempio, scusami, esatto, a Liverpool hanno messo un cartello fuori lo stadio, hanno protestato insomma il gruppo della Coppa, anche i Vikings a Torino hanno detto insomma così non è che si può andare molto avanti. No, anche perché gli stessi tifosi delle squadre fondatrici, un po' meno le italiane, perché vabbè, conosciamo un po' le dinamiche, però ovviamente vedono in questa organizzazione soltanto uno scopo di lucro per far sì che si possano arricchire solo coloro che sono già ricche fondamentalmente, per aiutare ovviamente lo spettacolo. Quindi si va ad ammazzare la passione del tifoso che crede ancora nelle storie del bel calcio, proprio della meritocrazia, dell'Atalanta che si qualifica in Champions e può sognare contro il Real, piuttosto che il Leicester dello Scudetto. Quindi veramente crede in cose importanti che vanno al di là del blasone, dell'economia, del business, ed è importante credere anche in quello, perché altrimenti non si va avanti nella vita così come nel calcio, altrimenti è tutto scritto, ci sono queste 15 squadre fondatrici che sono già ricche, si dividono questi grandissimi introiti di questa super mega iperbanca e poi ci sono queste 5 che ovviamente per ranking ma non potranno mai essere a livello di squadre, certo, fenomenali, che ovviamente con questi grandi introiti possiamo immaginare anche che mercato possano fare. Ale, prima di fermarci per il nostro break, una domanda, guardando anche i tuoi profili social, da subito sei stata attivissima nella richiesta, naturalmente. Ho capito cosa mi vuoi chiedere. Come dire, di riferimento a questa Superliga, innanzitutto alla fine della fiera, insomma, se sei favorevole o meno e se ti aspettavi, insomma, dai tuoi follower una scelta oppure un'altra. Guarda, c'è stato un plebiscito soprattutto nella giornata di oggi con l'inserimento del Napoli possibile, certo, in questa
in questa massima competizione e devo dire, la domanda era semplice, secondo voi il Napoli deve rifiutare o deve accettare? C'è stato un 95% di numeri comunque abbastanza alti di rifiutare, quindi sono tutti assolutamente contrari e io al momento, se le regole dovessero rimanere ovviamente queste, anche io sono contraria perché sono sempre per i risultati sul campo, per la meritocrazia, per le favole, per un po' di romanticismo. Ovviamente sono pro cambiamento, quindi nel caso il tavolo dovesse essere aperto tra le varie parti, UEFA, FIFA, ovviamente anche tra i soci fondatori, che mi sembra tanto un film o una serie TV, però nel caso si dovesse arrivare ovviamente a criteri diversi, dico perché no, magari è divertente. Ci può essere insomma questa opzione diversa di Napoli, di questo presunto ingresso di una comunicazione della stessa JP Morgan con il presidente De Laurentiis. Ne parleremo nel nostro focus, prima però piccolo break, ci fermiamo un attimo, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live con l'analisi della giornata numero 31 e 32, perché insomma con tutta la Superliga si è quasi dimenticato che insomma c'è stato il campionato, si sta giocando adesso, si gioca domani, perché insomma niente è ancora deciso e soprattutto per il Napoli una settimana delicata dal momento che il club è in silenzio stampa, nessuno ha fatto comunicazioni tranne il presidente De Laurentiis con i suoi consueti tweet, perché insomma con questa Superliga, con le conferenze stampa degli allenatori hanno tutti chiesto come mai, qual è il tuo pensiero, però gli allenatori hanno detto noi sì, dobbiamo pensare al campo, di quello se ne occupano i presidenti e dunque anche il Napoli deve pensare al campo. Il campo ha parlato, un pareggio al Maradona contro l'Inter e forse l'ultima spiaggia giovedì contro Lazio? Sì, comunque una spiaggia importante, diciamo così, una spiaggia caraibica per il Napoli contro la Lazio, sicuramente un treno importante perché il Napoli in questo momento non si può più permettere passi falsi, se quello contro l'Inter può essere considerato un passo falso, perché ovviamente per caratura dell'Inter, per i record che ha macinato fino a questo momento e soprattutto per le ambizioni dei nerazzurri proiettati, come abbiamo detto, sempre più per lo scudetto, sicuramente è stato un punto più che positivo per il Napoli, almeno ci sta a pareggiare contro certo. Questo tipo di Inter, quindi assolutamente è stato un risultato positivo, per nulla negativo. Fatto sta che ovviamente avere due big una dopo l'altra, avere, ripeto, il Torino poi lunedì, che comunque una partita da non sottovalutare, mette il Napoli in una posizione particolare perché Juve a parte, che comunque l'abbiamo detto nell'ultimo periodo può avere un andamento piuttosto altalenante, però assolutamente non è mai da sottovalutare, però l'Atalanta resta in formissima, abbiamo detto che comunque il Milan resta comunque più che in corsa, anche perché sono certa che l'obiettivo dei rossoneri sia arrivare al secondo posto e lo meriterebbe assolutamente, quindi ovviamente c'è abbastanza bagarre soprattutto per il quarto posto, che è tutto ancora da giocare. Il Napoli ci arriva bene alla gara contro la Lazio, è famelica, vuole comunque acquisire l'intera posta in palio, non sarà facile perché anche la Lazio arriva bene
all'impegno certo. contro il Napoli e sicuramente vorrà cercare di conquistare al contempo l'intera posta in palio per cercare di essere agganciata e quindi non perdere questa ghiotta chance. Partita importante sicuramente per il prosieguo del sogno Champions per entrambe le squadre. I partenopei però avranno una defezione, Diego Demme perché squalificato, ti aspetti qualche cambio, magari Lozano, staffetta Mertens, Osimhen, anche la Lazio dovrebbe fare qualche cambio, dovrebbe partire dal primo minuto Caicedo al posto di Correa. Sì, probabile l'impiego di Mertens dal primo minuto, anche perché Osimhen non mi è dispiaciuto contro l'Inter, ha fatto un lavoro diverso, ha giocato comunque bene, seppur tanto lavoro scuro, certo. ma per tutto il reparto offensivo azzurro, anche perché ovviamente tranne Osimhen gli azzurri, soprattutto sulle fasce, sono abbastanza leggerini. Ovviamente è stato ancora più complicato, però credo sì, soltanto questo cambio. Poi al momento la formazione titolare, o almeno la più affidabile sì. dal punto di vista tattico, è questa che abbiamo visto anche contro l'Inter, alla quale si sta affidando Gattuso e che sta comunque dando un buon gioco nelle ultime settimane allo stesso Napoli, anche perché Lozano può essere comunque un'arma in più anche dalla panchina, visto che comunque lo stesso Petagna non è al top, quindi può essere comunque un jolly importante per Gattuso. Una partita sicuramente decisiva, forse per alcuni aspetti decisiva, però, e non se ne può diciamo non parlare, il futuro del Napoli sul discorso della Superliga, il Superliga, perché Superliga è spagnolo, quindi va bene Superliga, proprio perché il presidente De Laurentiis, che al momento comunica con i suoi tweet, ha detto JP Key, la scorsa notte io dormivo, facendo riferimento ad alcune ipotesi che un intermediario proprio del famoso gruppo americano avesse contattato il presidente De Laurentiis per partecipare alla Superlega, tra l'altro ipotesi nemmeno esclusa nella già citata in precedenza intervista di Florentino Perez, ha detto Napoli e Roma potrebbero partecipare, quindi insomma, De Laurentiis, che è uno che da un punto di vista imprenditoriale ci ha sempre visto lungo, con qualche anno di anticipo, già parlava non di Superliga, ma insomma di questo progetto europeo diverso. A me questo tweet insomma colpisce il giusto, perché è una persona enigmatica, difficile da capire, ma che sa qual è il bene, secondo me, del calcio, il futuro del calcio. Non da ultima la collaborazione con Marcelo Burlone, nonostante a qualcuno insomma non sia piaciuta, ma c'è da dire che vogliamo parlare anche due minuti possiamo di questa collaborazione, perché il programma prima è nostro, Serie A, esatto, questo assunto è importantissimo, e poi in prima Serie A non ne abbiamo parlato perché ovviamente siamo andati non lunghi di più, cioè abbiamo certo. dato la pubblicità dopo quasi un'ora, quindi non abbiamo avuto modo di parlarne, però secondo me è importante chiarire anche quel punto di vista, anche perché è veramente un fil rouge con tutto il discorso certo. del calcio che evolve, quindi proprio tre minuti di certo, maglie di Napoli. Assolutamente, insomma, per fare un breve sunto, questa collaborazione voluta dal presidente De Laurentiis con il noto stilista ed ex DJ Marcelo Burlone, una collaborazione che insomma basti pensare, non tanto il mio pensiero modesto e tutt'altro che autorevole, è stata insomma sold out dopo pochi minuti dal suo lancio. Neanche a fare apposta stamattina, guardando un attimo in rete, ci sono i siti di reselling che vendono la maglia a oltre 400 euro, insomma una collaborazione che è andata bene, un'altra vittoria indubbiamente di Aurelio De Laurentiis. Eh sì, anche lì è un po' uno scarto generazionale, perché ovviamente ci sono coloro che dicono no, la maglia del Napoli deve essere azzurra, non deve avere oggetti piumati sopra di essa, se non un ciuccio piumato, un Vesuvio piumato. Scherzi a parte, però sono frasi reali che realmente sì, certo. ho ascoltato e realmente ho letto, quindi è tutto testimoniato. Però anche lì bisogna essere un po' più lungimiranti. Effettivamente è un'operazione di marketing, per chi conosce il marchio, ma non solo, lo stilista, imprenditore Marcelo Burlone, perché tante cose, DJ, sì, come DJ. Tu hai detto, è stata un'operazione veramente fantastica, andata poi benissimo, quindi la ragione è sempre dalla parte di coloro che poi hanno i risultati certo. positivi dalla propria.
tutta la collezione è andata sold out, è vero, collezione costosa, ma relativamente rispetto poi ai prezzi dei capi d'abbigliamento dello stesso Bourrone e rispetto anche alle maglie tradizionali del Napoli, che costano poco meno, sinceramente. Sicuramente innovativa, sicuramente che ha sposato appieno lo stile Bourrone, che al contempo sta aprendo anche due negozi a Napoli, due ristoranti, insieme al noto Sfere Basta, insieme ad Andrea Petagna. E quindi già questo la dice lunga su quanto siano lungimiranti non solo i protagonisti, ma tutto il Napoli. Poi la maglia, gusto personale, certo, può piacere, non può piacere, può piacere quella nera, può piacere quella gialla, però è un'operazione di marketing assolutamente da applausi. Sì, sicuramente la penso come te, parere personale, mi piace più la gialla, però anche la nera. Ti piace più la gialla? Sì, sì, te l'avevo detto anche in redazione. Questo è uno scoop. Sì, sì, no, ne abbiamo parlato anche in redazione, avevo detto mi piaceva più la gialla, nonostante insomma quella nera mi abbia colpito. Mi piace molto la nera. Sicuramente. Mi sono anche pentita di non aver preso nulla. Ieri ho fatto un po' un giro, ma effettivamente è tutto introvabile. Sì, colpisce, mi sono molto pentita. Colpisce sicuramente quello che... Se mi volete fare un regalo, sono a disposizione. Ovviamente. Colpisce giustamente quello che diceva Alessia sulla capacità imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis. Lo ha fatto, ricordo, insomma, la maglia, diciamo, ginzata, tra virgolette, o la camouflage. Che a Napoli andò benissimo, anche quella per omaggiare Diego Armando Maradona. Insomma, sono prodotti che servono per la crescita del marchio Napoli, insomma, come spesso accade. De Laurentiis su questo ci ha visto lungo, e proprio, insomma, ritornando velocemente anche al discorso della Superlega, insomma, a me questo tweet convince il giusto, proprio perché un imprenditore di successo ci ha visto sempre lungo, insomma, come dicevamo, quindi chissà che questa partecipazione al momento esclusa, ma poi non possa arrivare per un prossimo futuro per il Napoli. Un po' il problema, la questione anzi del telefono mi preoccupa, perché è la stessa cosa che poi ha detto Andrea Agnelli, che ha staccato il telefono e quindi non è stato più raggiungibile per i vertici UEFA, quindi un po' sta cosa del telefono mi preoccupa. Scherzi a parte, però, appena ho letto della Superlega, ovviamente ho pensato a De Laurentiis, perché lo sta dicendo da almeno un decennio, in tempi non sospetti, quindi effettivamente, anche perché nelle scorse settimane si è schierato comunque nella lotta per i fondi delle squadre piuttosto che per i diritti TV, era comunque al fianco delle big, di Juventus, Inter, Milan, quindi mi faceva un po' strano questo silenzio, che mi sembrava un po' assenso. Poi assolutamente, in caso reale, perché è sempre tutto un punto interrogativo, di invito concreto da parte dei soci fondatori, che continua a farmi ridere come dicitura, però vabbè, è comunque un qualcosa di molto blasonato per lo stesso Napoli, che potrebbe avere degli introiti importanti che in altro modo credo non vedrebbe mai. Al momento però sono da valutare ovviamente tante cose, il rapporto con i tifosi, che insorgerebbero sicuramente, e soprattutto poi anche tutta la questione delle esclusioni della UEFA, della FIFA dal campionato, quindi bisogna ben capire ovviamente la posizione del Napoli, che al momento, contro non solo i soci fondatori ma anche contro le squadre di ranking maggiore, partirebbe assolutamente svantaggiato, quindi c'è da capire anche quello. Torniamo dunque un attimo anche al calcio giocato, abbiamo detto Napoli-Lazio, chiudiamo la catena con Lazio-Benevento, proprio parlando della situazione dei Sanniti, con protagonista in tutto e per tutto una partita particolare, un 5-3, continui capovolgimenti, VAR, violento acquazzone, Montipò che gli mancava soltanto il gol e l'espulsione per completare il tutto, una partita comunque particolare. Il Benevento ci ha provato, però alla fine la Lazio si porta a casa i tre punti, non era quella la partita secondo me per il Benevento per ottenere tre punti importanti per la salvezza, intanto però la squadra di Inzaghi al momento è quart'ultima in classifica. Sì, ad un certo punto della partita ci ho creduto, ho detto magari può sfruttare un attimo questo blackout della Lazio, può strappare in qualche maniera rocambolesca almeno un punto, però poi i reali valori sono emersi, come giusto che sia, in questa sfida fratricida, come diciamo spesso, tra i fratelli Inzaghi. A parte ciò, il Benevento, la reazione di carattere, di cuore, anche quando subisce tanto, ce la mette sempre, quindi questo assolutamente c'è, ed è un grande punto a favore della squadra comunque di Pippo Inzaghi, che ha immagine e somiglianza del suo allenatore, quindi si è un attimo plasmata anche all'avversario rispetto all'inizio campionato, ha avuto tante difficoltà,
tanti infortuni, defezioni, però al momento era una situazione di classifica molto complessa, anche perché le altre riescono a strappare punti anche contro le big, come abbiamo detto, quindi assolutamente dalla terzultima in su ovviamente c'è una lotta ancora molto molto aperta e rischia di essere realmente seriamente risucchiata. Quindi già da questo turno infrasettimanale è arrivato il momento di iniziare di nuovo, non dico a fare punti, ma proprio di vincere per lo stesso Benevento, sfruttando anche un po' di gare, di intrecci che ci sono anche nelle prossime giornate, nelle ultime giornate, però deve assolutamente conquistare questo filotto di almeno due vittorie consecutive, altrimenti la situazione poi diventa un po' più pericolosa. Situazione pericolosa già partendo dal prossimo impegno del Benevento, che volerà a Genova per affrontare il Genoa. Dunque diamo anche un rapido sguardo alla giornata numero 32, si gioca già stasera come si diceva con Verona-Fiorentina, poi domani alle 18:30 partita molto interessante a mio avviso tra Milan e Sassuolo, poi come si diceva Genoa contro Benevento a Marassi, Spezia contro Inter, Crotone-Sampdoria, Bologna-Torino, poi c'è Juventus Parma e Udinese Cagliari, si chiude giovedì con grande posticipo anticipo, cioè quello tra Roma e Atalanta all'Olimpico, e infine si chiude con Napoli-Lazio, due belle partite insomma per chiudere questo turno infrasettimanale. Sì, un giovedì assolutamente molto molto incandescente per quanto riguarda il posticipo, come hai detto tu, del turno infrasettimanale, però anche io punterei su Milan-Sassuolo, anche perché il Sassuolo viene da questa prestazione importante contro la Fiorentina e c'è comunque da confermarsi, sono curiosa anche da quest'ennesima prova da big da parte di De Zerbi, che è tanto chiacchierato anche per quanto riguarda il suo futuro, pronto proprio per allenare una grande squadra, quindi voglio vedere sia la continuità del Milan, che vuole comunque confermare il secondo posto in classifica e comunque terminare lì il suo campionato, ma anche la reazione del Sassuolo, quindi spero e credo che sia una gara comunque aperta. Poi assolutamente riflettori puntati tutti su giovedì con questa doppia sfida Europa, questa doppia sfida Champions, ovviamente soprattutto su Napoli e Lazio, anche lì ma per entrambe risultato molto molto aperto. Sì, sono d'accordissimo, saranno indubbiamente due belle partite, speriamo insomma di beccare almeno questo pronostico, sia pur senza fare pronostici. Mentre invece, e chiudiamo il nostro focus sulle squadre campane, si chiude male la domenica della Casertana, insomma una partita non facile contro una Juve Stabia lanciatissima, l'aveva detto mister Guidi in conferenza stampa, stiamo affrontando la squadra più in forma del campionato. I falchetti magari pagano, insomma, la terza partita in poco più di 5 giorni, non facile, credo per nessuno. Qualche buona notizia, insomma, continua a segnare Cuppone, torna a segnare Gigi Castaldo, però alla fine, insomma, i 3 punti vanno alle Vespe. Eh sì, 3 punti alle Vespe, complice un primo tempo, soprattutto i primi 18 minuti assolutamente regalati, non da Casertana. Juve Stabia ovviamente con dei valori in campo fortemente superiori, basti pensare agli ingaggi e comunque tutto il valore complessivo della rosa e della squadra, però tutto troppo facile nei primi 18 minuti, doppio vantaggio da parte della Juve Stabia, poi complice qualche cambio giusto come sempre di mister Guidi, c'è stata la grandissima reazione di carattere della stessa Casertana, un gol di Gigi Castaldo stratosferico, proprio da attaccante vero con Veronica, spalle alla porta, quindi proprio bello bello bello, e anche in questo caso Dal Pinto si era pensato a un'altra reazione dei falchetti che potessero portare a casa almeno un punto, poi c'è stato di nuovo subito il gol della Juve Stabia e i rossoblù hanno provato poi a pareggiare veramente fino all'ultimo secondo, però non c'è stato nulla da fare, diciamo non sono queste le gare da vincere assolutamente. Già dal prossimo weekend ci sarà un altro scontro importante, unica possibile effettivamente avendo giocato la Casertana già lunedì e già giovedì, poi entrambe le gare in trasferta, ha fatto strano questa gara alle 12:30, Casertana che praticamente non ha avuto non solo modo di riposarsi ma anche di allenarsi. Sì. Quindi aveva vari infortunati, Cuppone ormai sempre più bomber, che ha giocato veramente con un problema alla caviglia, in dubbio fino agli ultimi minuti prima della stessa partita.
e invece ha fatto benissimo per quanto possibile. E comunque, ovviamente, sempre un bicchiere mezzo pieno per la Casertana, anche se mister Guidi ha detto anche in conferenza che continuerà a lavorare sulle sbavature e su ciò che non è andato bene, quindi soprattutto un approccio troppo morbido alla stessa gara. Da un rosso-blu a un altro, tra l'altro, perché domenica un'altra gara, secondo me, particolarmente difficile con la Casertana che affronta il Catania. Sì, gara sempre difficile, sì. Quella contro il Catania, squadra dal blasone esagerato, è inutile che stiamo qui a parlarne, però la Casertana l'ha detto, l'obiettivo sono comunque i playoff, vogliono tornare a vincere, quindi giocherà tutte le partite da ora fino alla fine del campionato, e ce ne sono veramente poche, per provare a conquistare un miglior piazzamento possibile per i playoff e cercare anche di divertirsi in maniera così come abituato i tifosi negli ultimi mesi. Questo sicuramente è importante, insomma la Casertana, dopo, lo ripetiamo sempre, dopo un percorso difficile che ha avuto soprattutto tra fine 2020 e inizio 2021, ha ottenuto poi la salvezza, adesso occupa l'ultimo spazio, l'ultimo slot utile per il percorso playoff, però sicuramente una partita importante contro il Catania potrebbe far proseguire indubbiamente il sogno alla compagine di mister Guidi. Ale, noi siamo in chiusura, l'appuntamento tanti temi toccati, il tempo veramente è volato della Casertana, delle nostre squadre campane, parleremo la prossima settimana, l'appuntamento invece con Alessia e Prima Serie A è venerdì alle ore 21:30. Io ringrazio come sempre Alessia Bartiromo per il suo contributo. Grazie a te, mi diverto sempre tanto qui, parliamo sempre di tante belle cose, quindi grazie mille. Appuntamento allora a settimana prossima, martedì, come tutti i martedì alle ore 21:30 qui dagli studi di Teleprima, canale 91. Grazie a voi da casa per averci seguito. Arrivederci e buona serata.